Ciao a tutti, amici rossoazzurri. Appena finita Turris Catania 1-0, ennesima sconfitta. Basta, veramente. Ci siamo tutti rotti i coglioni. Parto col dire che non so se inizio a continuare a fare video, perché partite non so se le guarderò più. Sì, ok, no, abbandoni il carro. Non è che abbandoni il carro, mi fanno passare la voglia, sinceramente. Cioè, guardarsi 2 ore, 1 ora e mezza di partita in cui non succede nulla, perché non succede nulla, e ripetere qui sempre le stesse cose. Poi le guardo le partite, mi fa piacere portarvi il video, dare la mia opinione, ma mi sembra di rivedere la stessa partita ormai così, ripetizione, sempre la stessa partita. Quando ho visto che loro hanno fatto il gol, ho detto basta, finisce 1-0 sta partita. Finisce 1-0, infatti. Cioè, sono sempre. Allora, prendete l'ultima partita di Catania, tutto uguali. Allora, primo tempo, la squadra avversaria crea 3-4 occasioni da gol, poi trova il gol giustamente, come in questa partita, perché non era manco la prima occasione che creava la Turris. Poi Raffaele fa qualche cambio a cazzo di cane. Noi non creiamo un'occasione, continuiamo a subire contropiedi dove potevamo benissimo prendere il 2-0, per fortuna l'avevamo preso. Abbiamo forse 2 occasioni da gol che ci divoriamo. Basta. Così. Da ormai. Quante partite? Quante partite? La Turris non faceva porta in grata da 13 partite. 13! 13 partite che questi prendevano gol. A meno che ho detto telecronista. Non l'ho controllato io, ma penso sia così. E tu non sei stato capace di fare un gol per l'ennesima. Per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Cioè, ci sono dei problemi in questa squadra che sono evidenti. Sono evidenti. Allora, primo problema. Siamo scarsi. Tecnicamente siamo veramente scarsi. Cioè, vedo errori alcune volte al di là dell'imbarazzante. Però, l'errore tecnico, se compensato da uno che ci mette carattere, ci mette voglia, uno può dire, vabbè, sbaglia, eliminato tecnicamente, ma ci prova. Punto 2. Siamo senza voglia. Siamo senza carattere. Quando poi il Catania, diciamo, si butta tutto in area negli ultimi minuti che prova il gol, cioè, si vede che non segniamo. Si vede da cosa. Nel mio mente questa cosa mentre guardavo la partita. Nelle partite di metà stagione, la prima metà di stagione, comunque fino a qualche mese fa, quando il Catania trovava quel gol al 90esimo, che fosse sul calcio piazzato, comunque trovava quel gol in quelle situazioni particolari. Non è che lo sapevi, ma lo sentivi, perché dicevi, cazzo, non ci meritiamo veramente, cioè, stiamo giocando, ci stanno mettendo carattere, perché dobbiamo vincerla? E infatti, più volte abbiamo trovato gol negli ultimi minuti, e questo mostrava grande carattere. Cioè, adesso veramente non. Cioè, il Catania non ti dà mai l'impressione che possa segnare. Cioè, cioè, nei panni della squadra avversaria, ma questi, ragazzi, questi non segnano mai, ma non segniamo mai veramente, non segniamo mai veramente. Cioè, in tutto questo filotto di 9 partite che abbiamo fatto vomitare, ok, vomitare, tolti 3 gol col Bisceglie, non è arrivato un gol su azione. Non è arrivato uno. Uno! Non è arrivato un gol su azione. Di testa, basta. Solo di testa abbiamo segnato. Questo vuol dire che tu non hai la cazzo di lucidità, bravura, quel cazzo che vogliamo, di tirare in porta, che è la base di questo gioco. È la base. Terzo problema fondamentale, sbagliamo scelte facili, sbagliamo scelte clamorosamente facili, clamorosamente facili. Esempio, oggi pure Russotto male, mi dispiace per lui, oggi pure Russotto male, non so, forse sì, è sempre uno che ci va a fare qualcosa, ma vabbè, anche lui male. Nel primo tempo eravamo in un'occasione in cui avevamo superiorità numerica ancora sullo 0-0. C'era Pinto a sinistra libero, che penso che faccia cagare, magari non le vuoi passare per quello. No, piuttosto da una palla filtrante dentro a Calapai, che era imprendibile, perché c'era già il portiere addosso, però. Questo era un esempio, non voglio condannare Russotto, ma era un esempio. Welbeck, anche lui, che fino a qualche settimana fa, qualche mese fa, sembrava un giocatore dominante a centrocampo, è ridicolo. Cioè, la parola relativa è ridicolo. In difesa pigliamo sempre gol, cioè, ma fisso, poi gol al di là dell'imbarazzante, cioè, oggi che cazzo di gol abbiamo preso? Che cazzo di gol abbiamo preso? Cioè,
Ragazzi, ma che gol abbiamo preso? Cioè, io quando l'ho visto, ho detto, no, non possiamo aver preso il gol così. Invece, l'abbiamo fatti segnare in questo modo. Vi ripeto, nulla da togliere da Turris. Cioè, Turris ha fatto la solita partita che ormai le squadre non hanno capito che devono fare con noi. Capiscono? Devono passare in vantaggio nel primo tempo. Il loro portiere, il rigore neanche lo commento, tanto ormai noi che sbagliamo il rigore è la prassi, cioè il rigore sbagliato è proprio classico, però non mi attaccherò sul rigore perché sai, il rigore si può sbagliare, il discorso è più dell'errore tecnico, vi ripeto, si può sbagliare, non ne puoi sbagliare 4 su 6 in una stagione, ma si possono sbagliare. Il loro portiere, a parte appunto il rigore parato, tirato a cazzo, non ha fatto nulla, cioè non ha fatto nulla. Non ha fatto nulla il loro portiere. Quindi, almeno sta cosa di rigori ci serva a imparare a perdere. Che brucia perdere, cioè a nessuno piace perdere, rode il culo a tutti, tutti rosichiamo quando perdiamo. È normalissimo, fa parte dello sport. Però quando poi perdiamo certe partite, evitiamo di fare. Era rigore? Sì, assolutamente sì. Perché quando perdi in questo modo c'è poco andare a far polemica. C'è pochissimo da fare polemica. Tanto che oggi è andato il rigore e l'abbiamo sbagliato perché siamo scarsi. Perché manco su rigore segniamo. Manco su rigore, manco a porta vuota, manco con le mani. Cioè, non segniamo mai. Cioè, è assurdo. Cioè, io mi chiedo, ma com'è che non riusciamo manco a fare un gol? Mai. Mai. Non segniamo mai. Cioè, e non diamo neanche. Cioè, non diamo neanche quell'impressione di poter andare a fare i gol. Cioè, oggi la partita è stata noiosissima nel secondo tempo. Noiosissima, noiosissima, noiosissima. Cioè, io vi ripeto, faccio sempre lo stesso video, sono ripetitivo, mi spiace anche per voi che dovete ascoltarmi. Ascoltate uno stronzo che da camera sua fa il video in cui commenta la partita, è sempre la stessa cosa. Immagino possa essere frustrante anche per voi. Però, cioè, questo bisogna dire, questo bisogna dire. Adesso valuteremo Raffaele. Vediamo, ma vi ripeto, io sono uno che non è mai. Cioè, sì, si può esonerare, ma non cambierà nulla. Non cambierà nulla, lo esoneriamo? Magari vinciamo le 2-3 partite dopo l'esonero. Grande reazione, grande riscatto d'orgoglio. Il problema si vede che era Raffaele. E poi puntualmente torniamo a perdere, ma è sempre stato così negli ultimi anni a Catania, sempre è stato così. Cioè, è sempre stato così quando arriva un novellino, mi ricordo un esempio su tutti, che facciamo due grandi partite e poi iniziamo a fare schifo. Quindi vi ripeto, sì, può essere una cosa che puoi fare per dare un messaggio, ovviamente, perché non puoi cacciarne 22, c'è l'allenatore che ha le colpe, non sono qua a difendere Raffaele, ha sicuramente colpe, però vi ripeto, non cambia tutta una stagione cambiare l'allenatore. Ora sono seriamente preoccupato perché a sto punto non andiamo ai playoff, perché oggi la Juve abbia vinto, mi sembra di aver letto, quindi dovrebbe scavalcarci, anzi c'è già scavalcato, il Teramo ora a meno 1, sa che deve giù, boh, non lo so, non sto manco guardando la classifica, sinceramente. Boh, veramente, cioè, mi dispiace quest'anno su tutti, perché fino a qualche mese fa, cioè, non l'avremmo detto da questa squadra, perché fino a qualche mese fa commentavo che questa squadra, comunque, in un modo o nell'altro, anche se perdeva, anche magari quando perdevamo con la Casertana, ci metteva qualcosa, ci metteva qualcosa. Io non so cosa sia successo dalla Ternana in poi. Ma anche la stessa sconfitta con la Ternana, come poi il pareggio col Bari, vabbè. Vabbè. Ma da lì in poi, io non so cosa sia successo a questa squadra. Io non lo so. Non lo so. E stiamo veramente buttando al cesso, anzi abbiamo già buttato al cesso ormai, quella che poteva essere una buona stagione. Una buona stagione. Il Catania non doveva fare un campionato di vertice quest'anno, si sapeva. Nessuno vi chiedeva di vincere il campionato. Sto facendo un video lunghissimo probabilmente, ma almeno dico tutto quello che penso. Nessuno vi chiedeva di vincere il campionato quest'anno, soprattutto con questa Ternana, era impensabile. Nessuno. Nessuno. Ma infatti ditemi un tifoso del Catania che era insoddisfatto fino a quel momento in cui il Catania giocava bene. Tutti eravamo a dire grandi ragazzi che ci mettete sempre l'anima, perché era così? Ma ora, cioè, cosa vi è successo? Io non so se pensare che è un problema di spogliatoio, se l'allenatore non vi va più, cioè, non lo so, boh, non lo so. Siamo veramente deboli, ma anche mentalmente deboli. Mi ricordo partite in cui andavamo in svantaggio, almeno erano capaci di rimontarle. Catanzaro su tutte, per esempio, Monopoli. Cioè, ora andiamo in svantaggio e non c'è reazione, non c'è cattiveria.
Mi ripeto, ragazzi, gli errori tecnici ci sono, come del portiere, come di tutti gli altri, eh. Ma se non c'è carattere, cattiveria, non puoi manco andare oltre a queste cose. Ora giochiamo con l'Avellino la prossima, mi sembra. Cosa dobbiamo fare con l'Avellino? Cosa dobbiamo fare? Questi hanno vinto 20 partite di fila. Cosa dobbiamo fare? Andiamo lì a farci pigliare a pesci in faccia. Che cazzo dobbiamo andare a fare? Io vi ripeto, guardo le partite, spero sempre, cioè, io prima o poi questi qua da cazzo diranno, ma stiamo facendo veramente cagare, ci possiamo riscattare? No, no, non ci riscattiamo. Boh. Vi ripeto, sono veramente deluso, incazzato, tutto, 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 tutto. Ora, penso aver esonerato Raffaele a sto punto, penso di sì. Vi ripeto, secondo me ci sta come scelta assolutamente, nel caso venga fatta, ma non cambierà granché. Sono abbastanza, cioè, non penso porta a portare tutto un cambiamento un nuovo allenatore. Io sono veramente distrutto. Comunque, vi ringrazio per il supporto. A me il canale un minimo non sta andando bene. Preferivo che a te andasse bene il canale di merda, però almeno questo mi fa piacere. Questo assolutamente, assolutamente sì, del supporto, dei tanti commenti che ricevo sotto ogni partita. Questo mi fa stra piacere. Vi mando un abbraccio, commentate il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale per favore, se almeno volete regalarmi una gioia, per favore. Aiutatemi ad arrivare ai 1000 iscritti, non vi ho mai rotto i coglioni sui numeri, per favore, almeno stavolta aiutatemi, se non siete iscritti non vi costa nulla, cliccate il bottone degli iscriviti, per favore, cioè non vi ho chiesto nulla, non mi avete chiesto nulla qua su YouTube, quindi per favore, una cosa vi chiedo, questa, visto che siamo di merda la stagione, almeno datemi, tu che secondo il video non sei iscritto, se vuoi darmi una piccola gioia, clicca sul bottone. Iscriviti, eh? Basta. Commentate, mettete mi piace, condividete il video, scrivetemi su Instagram se vi va, sto andando fuori fuoco. E sempre forza Catania.